Un riconoscimento importante da parte del comune di Pescara ad un toscano doc, una bella comunque soddisfazione essere oggi qui nel capoluogo adriatico. Sì, quando danno i premi per il cinema io vado sempre a prenderli perché mi sembra tutta una roba eroica. Sono le amministrazioni che si interessano di cinema, sono rimaste pochissime, per cui qui a Pescara, nello studio del sindaco, mi sembra strano però anche molto positivo, perché insomma la cultura e il cinema sono sempre relegate a un posto molto indietro nella classifica delle cose importanti ormai, e quindi insomma ovunque si parli di cinema per me è importante andare. E in Abruzzo, che comunque conosce anche se non in maniera approfondita questa regione? Poco, la conosco poco, però mi è sempre piaciuto l'idea che l'Abruzzo, siccome è molto vicino a Roma, che è la città del cinema, potesse diventare una specie di set all'atere del Lazio. Bisognerebbe che qualcuno se ne interessasse veramente, un assessore alla cultura che si mettesse a lavorare sotto questo punto di vista, uno Sfil Commission che lavorasse intensamente. Penso che l'Abruzzo non ha niente da invidiare alla Puglia, ad esempio, per cui anzi è ancora più vicina a Roma, quindi sarebbe più facile per le produzioni spostarsi e venire a girare qua. Cosa sta lavorando per il futuro? Ma in realtà adesso sto facendo la radio, sto finendo di fare la radio, da 3 anni conduco questa trasmissione su Radio 2 tutti i giorni, da mezzogiorno all'1:30, che si intitola come il film, Non è un paese per giovani. Poi ho dei progetti molto belli, tra l'altro pieni di cose nuove per me, tipo effetti speciali, quindi insomma mi sto cimentando in cose che ancora non conoscevo e scopro che questo mestiere ogni giorno mi regala delle emozioni fantastiche. Sono davvero fortunato.